siamo a una delle entrate intitolate ad Altiero Spinelli del palazzo che ospita il Parlamento europeo. Devo dire che sono stati due giorni intensi e altamente positivi. Mi sembra che i ragazzi abbiano apprezzato questa visita al Parlamento, ne abbiano colto il significato più profondo e credo che tutto sommato possa essere un'esperienza che sicuramente ricorderanno in maniera positiva e piacevole. Una delle esperienze più belle, abbiamo fatto una delle esperienze più belle, abbiamo visitato l'aula plenaria, tutte quelle varie cose, insomma è stata una bella esperienza, la conferenza stampa che abbiamo tenuto è stato davvero emozionante. Poi abbiamo conosciuto anche parti che magari non sapevamo, che da noi ancora non sono arrivate del tutto. Un'esperienza molto interessante, mi ha colpito soprattutto la facilità con la quale abbiamo potuto avvicinare questi personaggi importanti, no? In Italia ad esempio non sarebbe stato possibile questo, quindi mi piace questo modo di intendere la politica, no? Come un mestiere comune, non con tutti quella maniera difficile come la intendiamo noi. Ecco. È stata un'esperienza bellissima, indimenticabile, proprio davvero indescrivibile. Spero di nuovo di ritornare qua perché qua è tutto magnifico, quindi vi invito a venire a Bruxelles perché è una città meravigliosa. È stato molto bello vedere tutto quello che è qua, sono tutti molto disponibili e interessante. È stata una giornata molto particolare, fruttifera, abbiamo incontrato personaggi importanti, come l'onorevole Barbara Matera che ha dato la sua disponibilità e ci è stata molto utile questa giornata. È stata un'esperienza bellissima, soprattutto a Bruxelles abbiamo visitato il Parlamento, grazie al concorso che abbiamo vinto da Altiero Spinelli abbiamo potuto visitare il Parlamento di dentro e pure conoscere molti personaggi importanti come Barbara Matera, una senatrice molto simpatica e bella. Poi questo paese è un paese bellissimo, qua come potete vedere è un Parlamento, una struttura grandissima, è stata una giornata creativa di tante emozioni, perché sono queste emozioni, e io spero che grazie a questa giornata, a questa esperienza potremmo andare a capire qualche cosa per diventare persone famose pure noi, perché ce la possiamo fare tutti. Allora io invito
prima cosa di tutto invito i miei amici e i ragazzi della mia età a venire al Parlamento Europeo, perché è una cosa veramente bella, ma soprattutto istruttiva. Qui, come abbiamo potuto visitare, siamo entrati nel Parlamento, dove vanno tutti i deputati e il Presidente. Poi abbiamo incontrato anche vari personaggi importanti, come Pittelli. Era una cosa veramente bella, e anche la città di Bruxelles è bellissima. Siamo di nuovo a Bruxelles, la seconda edizione è giunta quasi al termine, è stata una giornata interessantissima per questi ragazzi e il mio grazie come segretario del Movimento Federalista Europeo, sezione di Rossano, va al sindaco Filippo Sero che ha creduto in questa iniziativa e crede nel fatto che l'Europa debba avvicinarsi alle periferie, portando appunto i giovani di Cariati e del territorio a conoscere le istituzioni europee. Il mio grazie va anche all'onorevole Gianni Pittella che ci ha come sempre accolto e supportato in questo incontro, all'onorevole Mario Pirillo e all'onorevole Barbara Matera. Ma devo essere io a ringraziare il Movimento Federalista Europeo, ma voglio aggiungere che, come dicevano anche questi ragazzi, evidentemente questo concorso ha una utilità che ormai si va confermando di anno in anno, e non solo si tratta di avvicinare l'Europa alle periferie, ma io sono profondamente convinto che l'Europa si crea dal basso innanzitutto. Attraverso questo concorso noi diamo il nostro piccolo contributo, ma ritengo molto importante, appunto a formare i cittadini europei, a far conquistare la consapevolezza a questi giovani che c'è una patria più grande rispetto appunto all'Italia, che è la nostra piccola patria, c'è una patria più grande che è l'Europa. Ringrazio gli onorevoli Gianni Pittella, vicepresidente vicario del Parlamento Europeo, l'onorevole Pirillo e l'onorevole Barbara Matera che ci hanno accolto qui in questa importante struttura, bellissima da un punto di vista architettonico, ma importantissima proprio da un punto di vista istituzionale. Noi ci diamo appuntamento alla prossima edizione del Premio Spinelli. Io confido che ci sarà una partecipazione ancora più vasta rispetto a quella che abbiamo avuto quest'anno, e per raggiungere questo risultato naturalmente confido nella collaborazione da parte delle scuole che fino ad oggi, devo dire, ci ha aiutato appunto a raggiungere questi risultati.